Stipendi da dirigenti a non laureati. È la denuncia del Movimento 5 Stelle in Regione che, con un esposto alla Corte dei Conti, punta il dito contro circa 80 contratti fatti da Viale Aldomoro a dipendenti in possesso solo del diploma, che sarebbero invece stati inquadrati e retribuiti secondo categorie per cui la legge chiede la laurea. Si parla di 25 persone in questa legislatura e altre 56 dal 2010 al 2014, assunte a vario titolo dalla Giunta. Secondo i 5 Stelle, la presunta irregolarità sarebbe provocando un grosso danno economico alle casse pubbliche. Abbiamo fatto due calcoli, si parla di 1 milione di euro di stipendi all'anno che la Regione paga, a nostro avviso, in maniera illegittima. Sono ruoli fiduciari, non è questo che stiamo criticando. Stiamo mettendo in discussione appunto l'accesso alla pubblica amministrazione, che ha delle regole e devono essere rispettate anche dalla Giunta, anche dal Presidente Bonaccini e dai suoi assessori. Il Movimento ha voluto approfondire il tema in Regione dopo la condanna davanti ai giudici contabili del sindaco di Bologna Virginio Merola per la vicenda dell'ex capo di gabinetto Marco Lombardelli, che non aveva il titolo universitario richiesto dal ruolo. Immediata la replica della Regione, che nega qualsiasi illecito. Tutto regolare, ha spiegato l'assessore al bilancio Emma Petitti. Le norme regionali prevedono che la laurea non sia necessaria nelle strutture in cui non viene svolta attività di tipo gestionale, ma attività di collaborazione e raccordo.